Salve a tutti ragazzi, oggi per la prima volta spacchetterò delle bustine di carte collezionabili di Pokémon. Con me c'è anche Masamune che mi darà una mano a spacchettare visto che non l'ho mai fatto. Con l'accendino. No, senza accendino. Va bene, comunque abbiamo questo pacco collezione Annihilate X e poi due bustine di pezzi dai Happy Meal del McDonald's. Allora, se sbaglierò a pronunciare i nomi dei Pokémon c'è Masamune che mi corregge nel caso qualcosa. Dove iniziamo, Masa? Prima da queste qua. Ok, quindi questo lo buttiamo. Uno da più. Questo è il primo che ho comprato. Apriamolo. Tanto questa parte sarà tutta tagliata. Tutta ASMR adesso. Sarà tutta tagliata. ASMR. Cacciamo la bustina. Oh. Prima bustina. C'è qualcosa dentro. Non solo, c'è. Ma fantastico. Oh mio Dio. Allora, mi è uscita questa che cosa sarebbe, Masa? Vabbè, io non so giocare al gioco. Comunque è uscito questo. Poi è uscita questa H. Queste sono le istruzioni. Ora c'è la bustina. Devo aprire le maniere. Sì. Senza distruggere tutto. Ecco qua. Ci siamo. La prima carta è Sandacunda. Poi abbiamo Tandemaus. I topolini. Oh sì, Siclizar. Chi ci sta qua? Oh, Sprigatito. Ok, questo è quello che è uscito nella prima bustina. Ecco, invece le monete devono essere piccoline. Stai cosa? Ecco, perfetto. Oh mio Dio, è uscito? Testa, ok. Secondo pacchetto è uscito a McDonald's. Ecco qua, questo con Pikachu. Allora abbiamo la bustina, abbiamo sempre le solite cose. Vediamo qua. Ci sarà la moneta che sarà diversa. Di Pikachu, credo. Sarà questa di Pikachu, ovviamente. È bella dura, comunque. Cioè, durissima. Abbiamo di nuovo quest'altra bustina. Sempre con quattro figurine dentro. Prima carta. Blissey. Blissey? Ho detto bene? Ho pronunciato bene? Blissey. Ok, la conosciamo questa. Flattle. Flittle. Come lo leggi questo? Flittle. Flittle. Oh, Siclizar di nuovo. Abbiamo un doppione. E abbiamo Fuecoco. Oh, che bello, guarda, guarda, guarda come fa. Ui. Oh, brillosa. No, ok. Ora passiamo alla parte più bella. E... ecco qua, ragazzi. Abbiamo questo pacco. Che devo capire guarda da dove si apre. Perché è proprio sigillato dappertutto. Lo devo rompere. Sì. Le forbici. Con la punta arrotondata. Con la punta arrotondata, così, ragazzi. Giovanni Mucciaccio sono è felice. Sono poco usurate. Giovanni Mucciaccio è felice. Vediamo cosa esce. Ecco qua. No. Abbiamo una carta promozionale olografica Annihilate. Questa qua, ora la vediamo. Carta di Primeape e Mankey. Una carta olografica di Mankey. Sono bloccate. Sono iper sigillate. Sono... oh, ecco. Ecco le tre carte. Abbiamo, iniziamo dalla prima, da Mankey. Poi abbiamo Primeape. Sono belle, sono le carte olografiche. Sono sì. Belle. E questa abbiamo la carta promozionale invece, molto bella. Eccola qua. Guardate che bella. Ecco. Andiamo. Perché la parte è ancora più bella. No, no, sono già fuori, sono già fuori. Le bustine. Allora, fammi vedere un attimo. Sono tutti quanti la stessa cosa? Andiamo qua. Masa, decidi una che vuoi aprire. Ah, vedi, no, spada e scudo, scarlatto e violetto, evolution di scarlatto e violetto. Queste sono espandibili e queste di un'altra collezione. Quale vuoi aprire? Una scegli Masa? Ok, l'aprire alla fine tu, quella che scegli. Yes, ok, sir. Queste tre le apro un attimo io e poi facciamo aprire quella Masa. Iniziamo da questa. Apriamo. Oh, ma quante ne sono? Allora sta sotto l'ultima, quella che... no. E quello dicono. Le prime 4 mi sembra. 2, 3. E qua, iniziamo a farle vedere, ragazzi. Scusate, sarà un po' a caso perché non sono. È la prima volta che le faccio. Allora, prima carta, energia base. Abbiamo Spiritomb. Ok. Dovrebbe essere quella buca. Fa niente. Abbiamo Shinx. In realtà pure questa è bella. Abbiamo Tarantula. Tarantula. Poi chi c'è? Oh, Sudowoodo. Prossima carta. Recupero di energia plus Rumble Gust. Dice canna da pesca super. No, Delibird. 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 Tra poco pure Natale. Delibird. No. Manchi. Oh, però è diverso perché questa è olografica e questa no. Questa non è olografica. Quella è olografica. Questa è povera. Poi abbiamo Tinka Tink. Prossima bustina, apriamola. Allora, stavolta facciamo come dice Masa. La prima carta, che è una carta energia di base qua, ok. Ora gira al contrario. Ora possiamo girare al contrario e vediamo le carte. Allora abbiamo Lekonk, poi Starly. Poi abbiamo Clowncher. Dolly abbiamo, bella.
Crocalor. Crocalor. Sarà tipo spagnolo Crocalor. Questo lo bevo qua. Poi c'è Mac. Prossimo. Poi abbiamo Florges. Ecco qua la carta. No, non è questa. Non è questa la carta. No. Perché è così brillosa? Allora, abbiamo Squawet. Squawet. Acciurin. Calmati. Coraido. Madonna, quanto è bella. E questa qua pure buona. Vediamo, questa va da 1.000.000 di euro. No, vabbè. E poi c'è quella sua, che è quella qua. Era da un dozzo in realtà. Tanta. Madonna, quanto è bella questa, io voglio. Spacchettiamo la prossima bustina, ragazzi. Eccola qui. Dai, iniziamo. Poi abbiamo qua che è la carta energia base, ok. Energia base, poi giriamo. Prima carta, Negli. Poi abbiamo Nine Ball. Shinx di nuovo. Rookie D. Raichu. Bello. Ok. Poi abbiamo Gotitella. Poi Arctibax. Chi c'è? Attendo, un fa spoiler. Oranguru. Prima carta. Non è quello. Bello. Tauros. Protauros di Paldea. Gyarados. Guarda là. Gyarados. Eccolo qua. Stupendo. Ora manca soltanto l'ultima bustina. Ultima bustina, la aprirà Masamune. Allora, quindi dammi la prima carta codice, la togliamo. Questo è il pacchetto astri lucenti di spada e scudo, quindi ci sarà la regola di apertura diversa, spero che di fare bene. La prima carta comunque è Staryu. Prossima carta. Karablast. Poi abbiamo... Clefairy. Shiryu. Kerubi. Madonna questa. Soak. Magmortar. Luxio, finalmente preferito. Luxio, ok. Un oggetto. L'elmo pentola. Sigilif. Poi c'è questa che è la cosa astro e... Oh mio Dio. Mimikyu. Ma quanto è bello, ma è realistica. Che 3D cos'è? Guardate qua. Bellissima. Ora io e Masa vi salutiamo. Ciao! Ciao ragazzi! Ciao!